see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Cari amici, ben ritrovati. In questa puntata vediamo da vicino la nuvola arancione che ad Asi Moto Show ha coperto l'autodromo di Varano. Tra la cinquantina di auto che hanno preso parte alla rievocazione del circuito di Piacenza c'era anche la prima Ferrari che debuttò nel 1947. Ai pionieri, le moto costruite entro il 1930 sono protagoniste di una due giorni sulle strade della Toscana, mentre sulla costiera amalfitana le auto hanno ricordato i fasti della gara in salita Amalfi a Gerola. A Stafford in Inghilterra, per le moto in mostra alla Classic Motorcycle Show, c'è anche una specie di concorso d'eleganza. E a Verona, Legend Cars coniuga assieme le auto del passato con quelle attuali. Quando ad Asi Moto Show è stato deciso di dedicare alla nuvola arancione, per il colore delle moto da competizione della Laverda negli anni 70-80, una mostra nel paddock e una delle 16 batterie di prove libere in pista, quasi fosse una parata vera e propria, in pochi avrebbero immaginato che la nuvola, per così dire, sarebbe comparsa anche nel luogo più idoneo per vederla. Invece, proprio quando nella sala stampa dell'autodromo Riccardo Paletti di Varano Melegari, l'ingegner Piero Laverda ha iniziato la conferenza dedicata al ricordo del fratello Massimo nel decennale della scomparsa, tra la meraviglia e il stupore generale, ecco volteggiare in cielo un piccolo aereo da turismo assemblato dalla Laverda e dipinto nei colori dei modelli da competizione della Casa di Breganze. È stata una piacevole sorpresa di un collezionista modenese, tra l'altro anche grande appassionato di motociclette e Laverda in particolare, che con il suo gesto ha contribuito a rendere ancora più emozionante questo momento. La presenza del team Laverda Corse a Varano non è una novità, visto che già altre volte Piero Laverda, il figlio Giovanni e molti dei collaboratori dei piloti più legati all'esperienza agonistica della casa vicentina sono stati protagonisti di Asi Moto Show. E non è la prima volta che vediamo la favolosa 6 cilindri andare verso il gazebo dove i commissari dell'ASI effettuano le verifiche tecniche. È invece la prima volta, e non solo parlando di Laverda e del suo ultimo grande acuto tecnico, che il paddock di Asi Moto Show saluta la presenza di Nico Cereghini, che è stato uno dei migliori piloti della casa vicentina e ha corso anche con la 6 cilindri. Una moto in grado di suscitare grandi emozioni, ma anche un po' di dispiacere, non consentendo a chi la usava di sfruttarne tutto il potenziale. Dispiacere no, perché era una moto splendida, però certo non era pronta ancora per reggere la distanza, per andare al 100%. Però sì, anche allora eravamo consapevoli che fosse un grande onore. Purtroppo si ruppe al Castellet quando eravamo, mi pare, quinti o settimi, ma insomma si poteva fare una bella gara. Questa è l'occasione per usarla ancora. Non ho portato tutto e casco perché vorrei provare tutto, ma l'anno prossimo mi impegno, mi scrivo e giro. E poi sì, a mezzogiorno anch'io parteciperò a questa cosa al ricordo di Massimo Laverda, appunto, che è stato l'anima per tanti anni della Laverda, e quindi voglio essere presente in sala stampa. Le competizioni sono nel DNA Laverda fin dalle origini, e si può dire che sono state una costante per gran parte della sua storia, soprattutto nelle gare sulle lunghe distanze. Tra i testimoni più significativi di questo passato, a Varano si è visto anche il bergamasco Edoardo Dossena, uno dei piloti più eclettici, capace di passare dal fuoristrada alle maratone stradali. Dal punto di vista tecnico però, questa volta il testimone non è stato raccolto dalle varie 750 e 1000 a 2 e 3 cilindri, ma dalla bicilindrica 500 che dal 1978 all'82 è stata protagonista del trofeo monomarca Formula Laverda. Rispetto alla versione stradale di serie, le modifiche sono più estetico-funzionali che tecniche, con l'impiego della carenatura della scocca che comprende il serbatoio, la sella e il codone di colore arancione. Il telaio, le sospensioni e le ruote restano quelle di serie. Sono limitati anche gli interventi sul motore, che ha distribuzione a 4 valvole per cilindro e la limitazione con due carburatori dell'orto ad aspirazione libera. La potenza massima dichiarata è di 52 cavalli a 9500 giri, che anche in virtù della diminuzione del peso da 175 a 158 kg consente alla 500 Formula di raggiungere i 200 km all'ora. Il trofeo conosce un buon successo, riuscendo ad attirare molti giovani piloti che desiderano farsi le ossa su una moto dalle prestazioni impegnative ma facile da guidare grazie al peso contenuto.
Tra i piloti che hanno trovato in questo campionato il trampolino di lancio verso traguardi più ambiziosi si devono ricordare Maurizio Vitali, Paolo Ferretti, Massimo Broccoli, Fabio Barchitta e Fausto Ricci, nomi significativi che testimoniano l'importanza di questa competizione. L'11 maggio 1947, quando prese il via la prima edizione del circuito di Piacenza, rappresenta una data memorabile, per non dire una delle più importanti, almeno nella storia dell'automobilismo, essendo quella del debutto in corsa della prima auto costruita da Enzo Ferrari. Prima di allora, Ferrari era sinonimo di auto e di competizioni, ma solo come pilota prima e di scuderia con il suo nome poi. A Piacenza, nella primavera del 1947, iniziava invece una vicenda tecnico-sportiva destinata a far diventare il nome e il marchio Ferrari tra i più famosi al mondo, e non solo tra le automobili. E poco importa se la Ferrari 125S, con alla guida il pilota Franco Cortese, dopo aver ottenuto la pole position nelle prove e aver dominato buona parte della gara, a due giri dalla fine fu costretto al ritiro. La Ferrari, la prima Ferrari, era diventata una realtà. Un avvenimento di simile rilevanza non poteva certo essere dimenticato, e così il CPAE, il Club Piacentino Automotoveicoli d'epoca, ogni 10 anni da quell'indimenticabile 1947 ne propone la rievocazione. Questa volta però la tradizione non è stata rispettata e la data è stata anticipata di 2 anni in onore dell'Expo di Milano, evento che vede Piacenza partecipare alla grande esposizione nel vicino capoluogo lombardo con diverse iniziative. Tra quelle motoristiche, oltre alla prossima Vernasca Silver Flag, sempre organizzata da CPAE, è stato inserito anche il circuito di Piacenza. Lo stretto legame tra il significato storico del circuito e l'Expo è troppo importante perché tra le quasi 50 auto protagoniste della rievocazione non ci fosse anche quella più celebre. Così, la 125S è uscita dal Museo Ferrari di Maranello per schierarsi sulle stesse strade che nel 1947 l'avevano vista in azione. A portarla a Piacenza è stato Antonio Ghini, già a capo della comunicazione Ferrari e direttore del museo, che a proposito della 125, nome che identifica anche la cilindrata di ciascuno dei 12 cilindri, dice: beh, questo è stato il coronamento del sogno di Enzo Ferrari. Enzo Ferrari aveva fatto il pilota, poi è stato animatore della scuderia Ferrari negli anni 30 facendo correre le Alfa Romeo, ma soprattutto, cosa che non molti sanno, realizzando anche alcune delle Alfa Romeo da competizione proprio a Modena, l'Alfetta 158, che poi venne trasformata in 159 nel dopoguerra ma con delle modifiche minime, che ha vinto i primi 2 campionati del mondo di Formula 1 nel 1950 e 51 con Farina e Fangio, era stata fatta a Modena nel 1938. Però era un Alfa Romeo e Ferrari voleva fare la sua automobile, che si chiamasse Ferrari. Tutti lo conoscevano già perché aveva lo scudetto della scuderia Ferrari sulle Alfa Romeo. Quando lasciò l'Alfa Romeo nel 39, alla fine del 39, firmò un contratto che lo impegnava a non costruire automobili col suo nome per 4 anni. Disgrazia vuole e fortuna per lui, nel senso che non avrebbe comunque potuto costruire le automobili lo stesso. Venne la guerra e lui però già durante la guerra costruì lo stabilimento a Maranello e per prepararsi nel dopoguerra a poter essere costruttore. E quindi nel 1947 è nata questa automobile, che è stata la prima automobile fatta da Ferrari, tra l'altro con una carrozzeria disegnata a casa, non c'è un carrozziere, non è, devo dire che di tutte le Ferrari è certamente la meno bella, però aveva una cosa straordinaria, un motore 12 cilindri AV di appena 1500 cubici, che ha permesso di combinare questo, poi è stato sviluppato, questo non credo che sia lui, è stato sviluppato fino ad arrivare a 2000 e poi a 3000, sempre sulla stessa base, diventando il motore forse più celebre della storia Ferrari negli anni dal 40. Immaginate che questa macchina con 2000 di cilindrata vinse la 24 ore di Le Mans appena 2 anni dopo. È un racconto di grande interesse, ma torniamo alla cronaca di questa rievocazione. Il periodo di costruzione delle macchine ammesse oscilla dalla seconda metà degli anni 30 alla fine degli anni 50. Potrebbe sembrare un periodo molto lungo, parlando di macchine da competizione, se in mezzo non ci fosse la Seconda Guerra Mondiale e tutto quello che ha comportato tanto nel periodo precedente l'inizio delle ostilità quanto in quello del ritorno alla pace e alla ripresa.
E proprio come nel 1947, anche questa volta le auto sono state suddivise in rapporto alla cilindrata fino oltre 1100. Nel primo gruppo la ribalta è occupata prevalentemente dalle special assemblate su base Fiat, con la sola balilla Coppa d'Oro nel ruolo di macchina costruita in serie da un grande costruttore. Tra quelle di cilindrata maggiore si potrebbe quasi parlare di una vera e propria parata Ferrari, con una decina di modelli che hanno ben rappresentato la produzione agli albori della casa. Ma ad offrire un grande spettacolo tecnico ai tantissimi spettatori che hanno affollato Piazza Cavalli, ovvero il Salotto Buono della città emiliana, dove le macchine sono state esposte, e le vie del centro, dove le vetture sono transitate nel corso della rievocazione sul percorso originale del circuito del 1947, non sono state solo le Ferrari. Tra due autentiche ali di folla, che hanno potuto usufruire, proprio come nel 1947, di una tribuna allestita per l'occasione, si sono potute ammirare Maserati, Porsche, Delage, Allard, Assi, Healey, Alfa Romeo e altre tra le più affermate vetture da competizione del periodo. Se non fosse per le staffette delle forze dell'ordine, presenti anche con vetture che hanno tracciato la storia della motorizzazione nei corpi di polizia, verrebbe da pensare di essere saliti sulla macchina del tempo e essersi fermati all'11 maggio 1947. L'appuntamento con i pionieri. Il raduno di salvato le moto costruite entro il 1930, anche questa volta si è rivelato ricco di emozioni e di assoluto piacere di guida per i tanti appassionati che non sono per nulla condizionati dall'età dei loro veicoli nell'impiego turistico. Il punto d'incontro è da sempre Poggi Bonsi, in provincia di Siena, quasi sul confine con quella di Firenze. Alla proposta del CMEF, Club Moto d'Epoca Fiorentino, anche questa volta la risposta dei collezionisti è stata di notevole entità, soprattutto in relazione alle caratteristiche della manifestazione. Sono stati ben 62 le ultra 85enne al via, con il Sidecar Premier del 1914 di Enrico Passeri e la Triumph H del 1915 di Antonio Linari nel ruolo delle più datate. A tutte queste si dovrebbero poi sommare quelle solo di qualche anno più recenti, ma che per questo motivo si sono dovute limitare al ruolo di damigelle di compagnia, senza poter avere un ruolo specifico nel raduno. La peculiarità dei pionieri, che ne fa un evento unico nel suo genere in Italia, non è legata solo all'età delle moto, ma al percorso che si snoda sulle strade dei colli limitrofi al punto di ritrovo. L'esclusività è dovuta al connubio tra l'aspetto tecnico delle moto, costruite in funzione delle esigenze della mobilità di quasi un secolo fa, e gli spostamenti che si svolgono nel traffico attuale. L'affidabilità delle moto è ormai una garanzia, anche se qualche inconveniente è sempre in agguato. Può anche capitare, come al Sidecar Gilera 500 Grand Sport di Davide Neri, di lamentare seri problemi con la frizione, ma tutto si risolve grazie alle conoscenze tecniche, alla passione del proprietario e della notte a disposizione tra le due giornate del raduno. Il primo giorno l'escursione ha raggiunto Barberino Valdelsa e il suo stupendo centro storico con relativa sosta gastronomica, passando da Olignano, Vico Delsa, Usone e Pastine, mentre il ritorno ha toccato San Filippo a Ponzano e Cipressino, con un tragitto complessivo di una trentina di chilometri. Dopo essere tornati a Barberino Valdelsa per la cena, ma con il pullman predisposto dagli organizzatori, il giro della domenica è stato più lungo e articolato. Da Poggi Bonsi si arriva a Borgatello, alle Grazie, a Mensanello e a Strove, dove ad accogliere i pionieri c'è Castel Bigozzi, una fortezza medievale diventata oggi una residenza turistico-alberghiera. Quindi il rientro per Poggi Bonsi con i contachilometri a quota 60. Questa è la 14ª edizione e la scelta del percorso, avendo come costante la partenza e l'arrivo a Poggi Bonsi, è sicuramente uno degli aspetti organizzativi da risolvere più difficili, come ci dice Francesco Salvini, che della manifestazione ne è l'anima e il responsabile. Poggi Bonsi non è che c'è un qualcosa di particolare, c'è solo la comodità, ecco. La comodità di mia e di chi mi dà mano, diciamo, a organizzare la manifestazione. In che senso? Nel senso che se noi facciamo una location, diciamo, a 100 km da Poggi Bonsi, che si può fare, però bisogna la gestione, diciamo, diventa più difficoltosa. Ecco, è solamente un discorso logistico e di comodo per le persone, diciamo, che organizzano la manifestazione. Però niente vieta che negli anni futuri, diciamo, possiamo cambiare situazione, insomma, ecco, andare in altri posti, giustamente, e visitare altri luoghi altrettanto belli come quelli che abbiamo qui nella nostra Valdelsa.
La duplice opportunità di poter usare moto datate in un raduno a tema su strade in località di grande bellezza architettonica e paesaggistica ha chiamato al via anche il francese Claude Scalet in sella ad una ABC del 1920, che è venuto pionieri grazie... Qualche collezionista di Toscana mi aveva chiesto documentazione sulle moto francese e così Francesco mi ha gentilmente invitato l'anno scorso, è un raduno che mi è piaciuto molto e per questo che sono tornato anche quest'anno. Le piace il concetto di una stazione riservata solo alle moto più datate? Sì, perché come dicevo questo pomeriggio, 20 anni fa in ogni raduno si vedevano delle moto degli anni 10 che poi sono sparite. Le moto ci sono sempre, esistono ma non sono tirate fuori perché nei raduni generali diciamo erano tutti in ritardo, arrivavano quando c'era un spuntino, arrivavano quando gli altri andavano via e si sono un po' scoraggiati, e per questo che fare una manifestazione specifica è una cosa molto bene. Chi non si è sicuramente scoraggiato è Massimo Panfili, che ha affrontato anche il trasferimento da Genova a Poggibonsi con una DKV Z500 del 1928. Esattamente, anche se non ho fatto tutto in una tappa perché ovviamente sarebbe più difficile, però ho origini senesi per cui ho ancora una casa qua vicina a una cinquantina di chilometri. E stamattina ho armato il DKV e sono venuto a questo raduno che ormai mi piace frequentare da qualche anno. Ho scoperto la bellezza e la simpatia di questo motoclub incredibile che lo organizza. La moto l'ha secondata? Una moto per l'epoca all'avanguardia, incredibilmente, un bicilindrico 500 con raffreddamento a liquido che dà delle prestazioni, non dico moderne, però utilizzabili bene su strada. Il fascino di questo raduno è evidente anche dalla partecipazione femminile. Accanto alle tante donne nel ruolo di passeggero, le più fortunate in sidecar e per le altre la poco confortevole sella di fortuna fissata al portapacchi, non sono mancate quelle che hanno sfidato la difficoltà di affrontarlo alla guida. Davvero brave, come i pionieri di allora e quelli di adesso. È stata una splendida giornata celebrativa quella vissuta sui tornanti della Divina Costiera, grazie alla rievocazione storica della Coppa Primavera, la mitica cronoscalata Amalfi a Gerola, indetta e promossa dal Classic Car Club Napoli, Federato Asi, in collaborazione con la Scuderia Vesuvio ed il Mito Delta Club, sul fantastico percorso che ha decretato il successo di questa gara indimenticabile, quello che da Conca dei Marini sale a furore e poi infine ad Gerola, sulla cima Fausto Coppi. Grazie all'impegno dello staff organizzativo, diretto dal presidente del Classic Car, Giuseppe Cannella, e coordinato da Raffaele Coccozza, coadiuvati da Valentino Acampora, patron della Scuderia Vesuvio, e da Antonio Amabile, a capo del Mito Delta Club, la manifestazione ha registrato un elevato gradimento ed una grande partecipazione, addirittura superiore alle aspettative. Di buon mattino, oltre 100 vetture, in prevalenza storiche, le stesse che hanno corso la vera Coppa Primavera, svoltasi dal 1961 al 1990, accanto ad auto moderne di forte appeal, si sono date appuntamento ad Amalfi, in piazza Flavio Gioia, catenando l'ammirazione di residenti e turisti in una mattinata baciata da un caldo sole che ha dato il via alla stagione 2015 del Classic Car. In primo piano ovviamente le rosse di Maranello, declinate in esemplari rappresentativi di ogni pagina del marchio del Drake, fino alla stupenda, la Ferrari, in mostra statica con la 458 Special Italia e l'innovativa FF. Emozione a non finire anche per la presenza di una Lamborghini Gallardo e di una Aston Martin Vantage, ma nel contesto di una perfetta kermesse evocativa, a smuovere i più bei ricordi è stata la gialla Lancia Stratos del rallista napoletano Mimmo Lobello, in passerella con le numerose Lancia Delta HF Integrale, regine dei rally, ed un nugolo di auto bianchi A112, le piccole grintose protagoniste di tutte le edizioni della Amalfi a Gerola. La carovana della Coppa Primavera, firmata Classic Car Club Napoli, ha però compreso anche un folto stuolo di altre magnifiche creature a quattro ruote,
oggi vintage, prodotte dall'industria automobilistica mondiale, tra cui Fiat, Alfa Romeo, Porsche, Maserati, Triumph e Volkswagen. Un così variegato parterre è stato esaltato dalla presenza di chi ha davvero preso parte alla famosa gara, a cominciare dallo stesso presidente Cannella, insieme a piloti del calibro di Leandro e Antonino Lavecchia e di Enzo De Vito. La sfilata è culminata in una prova di abilità svolta sul campo sportivo di Ageola e valida come primo round del campionato sociale 2015 del Classic Car Club Napoli. Sul gradino più alto del podio, nella categoria Ferrari, è salito Francesco Galletta su Dino 208 GT4, mentre nella Postmodern ha vinto Enrico Di Taranto su Lancia Delta HF integrale. Nella Modern si è invece imposto Pompiglio Mobiglia, Lancia Fulvia, Coupé Monte Carlo. Nella Post Classic, Salvatore De Pietro, Volkswagen Maggiolino, e nella Classic, primato per Livio Crisciuolo su Triumph TR3A. La premiazione, durante la quale è intervenuto il sindaco di Ageola, Luca Mascolo, ha avuto luogo presso il ristorante Sant'Orsola e la festosa rievocazione della Coppa Primavera si è infine conclusa tra gli applausi e in un sentito arrivederci al 2016 per vivere ancora insieme, migliorandone sempre più la formula, le emozioni senza tempo dell'amatissima Amalfi Ageola. Ai nostri microfoni il presidente del Classic Car Club Napoli, Giuseppe Cannella, per un commento finale che rivela il non celato orgoglio per il felice esito della Coppa Primavera 2015. L'Amalfi Ageola rappresenta un po' la vita di io, come ho iniziato come preparatore e poi anche come pilota, diciamo, appena quando era possibile. Quindi l'Amalfi Ageola era una cosa proprio sentita. Abbiamo iniziato i primi passi proprio con la Amalfi Ageola e tante altre gare locali, però la Amalfi Ageola è rimasta sempre nel cuore, quindi ricordandomi questa bella avventura quando eravamo ragazzi, giovani, queste cose qua, quindi come auto d'epoca, auto storiche, abbiamo preferito ritornare ai vecchi ricordi, perché in effetti noi rappresentiamo la storia e quindi la storia è quella di far trasmettere di nuovo le nostre emozioni ai nostri giovani, ai ragazzi che vengono per le prime volte, quindi è una cosa che certamente per chi ha partecipato sono cose fantastiche. A giudicare delle coppe e degli altri premi, compresi quelli in denaro, che vengono assegnati alle moto o all'allestimento degli stand, si potrebbe quasi pensare di essere ad un concorso d'eleganza dalla formula insolita rispetto a quanto si verifica in simili circostanze. Invece, la giuria che assegna i vari riconoscimenti è quella dell'International Motorcycle Show di Stafford. In corsa, per uno dei molti premi, si potrebbe dire che ci sono gran parte delle moto presenti, comprese alcune di quelle in vendita. Tra quelle esposte ai collezionisti privati e quelle negli stand dei club sono quasi un migliaio e sono riconoscibili per il cartellino numerato che le identifica. Le moto in concorso sono davvero tante, ma questo contribuisce a far capire quale sia l'importanza e il seguito che l'iniziativa ha presso gli appassionati inglesi e non solo, come ci spiega Glynis Roberts, direttore amministrativo della Mostra Scambio. Nel complesso, la possibilità di vedere delle belle moto in concorso rappresenta uno stimolo anche per le donne che vengono alla mostra e quelli che le espongono sono contenti di partecipare, incentivati dalla possibilità che la loro moto sia considerata la migliore di tutte e di ricevere una ricompensa in denaro o di vincere un premio nelle varie categorie. Quando 15 anni fa sono entrata nello staff organizzativo, ho creduto che questo fosse il più importante appuntamento inglese con le moto storiche e il concorso contribuisce a mantenere alta la qualità delle moto presenti. L'attribuzione dei vari riconoscimenti non è uno stimolo solo per i collezionisti, ma lo è anche per i club. The Best in Show, il premio per la moto giudicata la migliore di tutte per il restauro e la fedeltà storica al modello originale, è stato vinto dalla Montesa 250 Impala Sport del 1968, che venne venduta in scatola di montaggio in Inghilterra, nonostante fosse un esemplare destinato al mercato americano. Al proprietario, assieme al riconoscimento, è andato anche il premio di 100 sterline. Tra gli stand dei club, il primo premio, che comprende anche 1000 sterline, è andato a quello della Raj, dove assieme alle famose multi si sono potute ammirare le varianti cromatiche della Special, presentata anche nella livrea gialla che fu esposta al Salone di Londra del 1937. Sempre tra i club, il secondo premio è andato allo stand della BSA Gold Star
e il terzo a quello della Ariel, dove si è potuto ammirare il prototipo della 700 4 cilindri realizzato nel 1962. Per le moto italiane la sua soddisfazione è venuta dalla Ducati 500 bicilindrica da Gran Premio del 1971 esposta a Stafford da Alessandro Altinier, che vediamo premiato dai fratelli Jeffries e poi assieme a Colin Seeley, il tecnico e pilota inglese che ne aveva disegnato e costruito il telaio. Seeley però, che era uno specialista dei sidecar, non l'aveva mai usata e a portarla in gara erano stati chiamati Phil Reed e Bruno Spaggiari. L'aspetto più interessante comunque è quello della grande varietà di moto in concorso, che indipendentemente dal giudizio della giuria offrono ai visitatori interessantissime pagine di storia motociclistica. A Stafford, insieme alla storia dei modelli e delle aziende, non mancano le lezioni pratiche di quello che è stato chiamato il teatro del restauro. A mostrare gli interventi corretti per intervenire sul motore è stato chiamato Pete Thorne, che abitualmente lo fa nella trasmissione Motorbike Show sul canale televisivo ITV. E a giudicare dall'attenzione degli spettatori, si deve riconoscere che questa nuova proposta è piaciuta davvero. Ci sono tante bellissime macchine, tanti bellissimi ricordi. Poi la cosa bella delle auto d'epoca è che ogni macchina ha la sua storia. Si portano dietro la storia dei loro proprietari, si portano dietro la storia dei loro meccanici. È fantastico come un'autovettura possa unire quante più maestranze, quante più passioni, perché molto spesso questi autoveicoli dimostrano l'amore e la passione che sembra che col tempo si affievoliscano nelle cose. Ci danno anche delle soddisfazioni. La soddisfazione che ho io nel pulire personalmente l'automezzo non l'avrei con nessuna auto moderna. Quindi c'è questa cosa, no? Questa follia, però c'è. In effetti qui è tutta gente folle. Qui non stanno bene, tu li inquadri, li vedi, gente che ha problemi seri, ma che viene qui non per guarire, solo per curarsi. Gli leggi negli occhi questa paziente, questo amore profondo per gli oggetti, quindi stanno qui, lo vedi che stanno perdendo tempo, ma è un tempo necessario. Enrico Brignano scherza, ma nelle sue parole, in questa parodia del mondo del collezionismo d'epoca, che ha trovato in Legend Car alla Fiera di Verona una nuova espressione nel panorama internazionale, non manca un fondo di verità. Ma questo, quando c'è passione e interesse, vale per tutti i veicoli e non solo per quelli storici. È stato proprio coniugando le due anime dell'automobilismo, l'heritage e il contemporaneo, che Intermeeting ha proposto la formula di Verona Legend Cars, dove gli spettatori si sono trovati nella possibilità di ammirare varie generazioni di automobili. La presenza di modelli esclusivi, dall'unico esemplare esistente della Bugatti Type 252 alla Volvo P1008, la macchina che negli anni 50 ha contribuito alla diffusione della casa svedese, sono autentiche icone della storia e dell'eccellenza tecnico-stilistica, che si sono così abbinate alle auto attuali che ne rappresentano la continuità proiettata verso il futuro. E lo stesso discorso vale per l'eccellenza di Jaguar e Aston Martin. Ma parlare di eccellenze a Verona significa non dimenticare il rapporto di collaborazione tra Legend Car e il Museo Nicolis, una delle realtà culturali meglio strutturate e articolate dell'intero territorio nazionale, come ci dice Silvia Nicolis, figlia del fondatore Luciano e continuatrice dell'opera del padre. Il mondo dell'auto storica che noi rappresentiamo con il nostro museo è un mondo estremamente affascinante ed interessante, non solo perché rappresenta una forma culturale a 360 gradi, per cui attraverso un'automobile si valorizza tutto il patrimonio del Made in Italy, ma anche la cultura, lo stile, la bellezza, la classe, quindi non solo la meccanica, ed è anche una nuova leva, diciamo, di comunicazione e di marketing che ci sta caratterizzando in tutto il mondo per i prodotti di alto profilo e alto contenuto culturale. Inoltre sono convinta che questo è anche un mondo che farà crescere un nuovo comparto economico, in quanto c'è una forte ricerca di artigianato di alto livello per tutto ciò che concerne proprio la manutenzione e il lavoro che segue alle auto d'epoca. Quindi io credo fortemente in questo filone, anche perché arricchisce il nostro territorio di cultura, di storia, ma anche di molto prestigio. Assieme alla grande offerta culturale e commerciale, la nuova iniziativa veronese ha offerto un momento ludico agli appassionati di regolarità, che si sono sfidati tra i birilli nei piazzali della fiera, entusiasmando con le loro capacità di guida gli spettatori.
e non è mancato lo spazio per chi ha saputo materializzare i sogni per trasformarli in piccoli capolavori, con la mostra dei modellini ispirati alle auto d'epoca realizzati dall'appassionato Dino Spiritelli del Beneco Auto Classiche. Su queste immagini si chiude la puntata. Nel darvi l'appuntamento alla prossima vi ricordiamo il nostro indirizzo www.epocachestoria.it per comunicarci le vostre iniziative ed essere sempre informati su quanto avviene nel mondo del motorismo storico.